Calorosissimo ben ritrovati qui dagli studi TRC e in particolare dalla trasmissione Infrarossi. Come sapete è una trasmissione che sta andando in onda da qualche settimana e che si sta occupando di problemi di questa città, problemi e anche situazioni che possono essere favorevoli. Come avevamo anticipato nello spot di presentazione, quando abbiamo lanciato Infrarossi, avevamo detto che volevamo parlare di una città che si sta ridefinendo, perché a breve ci saranno anche le amministrative, le elezioni per eleggere il sindaco della città di Sant'Eramo. Abbiamo detto già, abbiamo fatto un appello la scorsa volta, rifaccio nuovamente un appello, cari amministratori, TRC e Infrarossi vi aspetta, se volete potete venire qui per un confronto, perché siamo in democrazia, la città vuole conoscere lo stato dell'arte, quindi voi che amministrate avete anche il dovere civile di raccontare quello che è stato fatto negli anni passati, dal 2012 ad oggi, in questa città. Ripeto, abbiamo sollecitato come invito a Luigi Labarile a venire qui nei nostri studi, abbiamo chiamato Fabio Sampaolo, abbiamo chiamato Domenico Conversa. Abbiamo anche chiamato la vice sindaca, l'unica donna che siede in assise comunale, quindi una quota rosa, l'avvocato Cacciapaglia, Tina Cacciapaglia. Abbiamo telefonato, non ci ha risposto, quindi voglio dire, siamo qui proprio da questi microfoni, rilanciamo l'invito. Vi vogliamo qui per un confronto, non vi vogliamo noi, ma vi vuole la città. Grazie invece ad Alessio che ha accolto il nostro invito immediatamente, anche se ha molti impegni, e lo ringraziamo per questo, e ringrazio anche il signor Vito Ferrulli, perché come ho detto nelle precedenti trasmissioni abbiamo qui con noi, vogliamo qui con noi un cittadino comune, perché è la voce dei cittadini quella che ci interessa. Grazie signor Vito per essere venuto qui. Grazie a voi per l'invito. È una persona molto molto sprinte, un evergreen, una persona, signor Vito Ferrulli, che puntualmente frequenta il centro polivalente di Sant'Eramo. Come si trova in questo centro? So che siete tutti entusiasti, quanti siete? Dunque, al centro polivalente ci troviamo tutti bene, cioè tutti quanti, tutti gli iscritti. Non è un centro, ma secondo me è una famiglia che si è formata in quel locale là. Grazie a chi ci ha dato il locale dopo tanti anni di lotta per il centro, grazie a Dio stiamo bene. La gente si diverte, veniamo seguiti sia da una psicologa, veniamo seguiti da, cioè facciamo attività motori, facciamo ginnastica, facciamo ballo, facciamo tante di quelle cose che gli anziani di Sant'Eramo stanno incominciando a vivere o a rivivere, non lo so come Quanti dire. Siete? Siete in tanti? Dunque, di preciso non lo so. Circa? Ma gli iscritti siamo forse più di 100-140. So che siete tanti e so che vi trovate molto bene, avete una bella gestione, so che chi... Come gestione, diciamo così... Vi potete lamentare in qualche cosa, siamo qui, possiamo dire... No, come gestione ci possiamo lamentare. Che vi devo dire? Ecco, io vedo alle volte delle cose che si dovrebbero fare e non si fanno. Se il centro sociale è comunale, il comune dovrebbe mandare chi di dovere, cioè qualche assistente sociale, chi di dovere a queste cose, e
chiedere, informarsi dagli anziani come funziona il centro, come non funziona. O viceversa, che vi devo dire, dare un foglio con delle domande segrete, così a busta chiusa, e darlo all'iscritto. L'iscritto doveva con delle domande e rispondere, chiudere la busta senza mettere nessun nome, questo o quest'altro, e imbucarla. Quindi conoscere poi e poi vedere il come pensiero. Funziona, perché c'è molta gente che ha vergogna, anche se deve dire qualcosa, non lo dice, però è molto probabile che a busta chiusa si riesce a sapere qualcosa che non funziona. Benissimo, questo può essere, come dire, un modo, per una modalità per far sentire la propria voce di cittadino attivo. E a proposito di cittadinanza attiva, proprio di questo parliamo oggi, con cittadini responsabili, che poi, voglio dire, è sempre la stessa cosa, grazie ad Alessio che si è impegnato insieme a Don Mimmo Natale nel portare a Sant'Eramo un percorso. Ce ne vuoi parlare di che cosa si tratta? Ho presentato Alessio Perniola, che è docente di fisica, ma io lo ricordo con molto affetto perché è uno dei primi ragazzi che ho conosciuto come responsabile dell'ANSPI di Sant'Eramo. Dico bene? Sì, sì, dici bene. Più che docente di fisica, io amo definirmi un divulgatore scientifico, perché mi occupo di formazione e divulgazione scientifica in tutta Italia. Non sono un prof. Ecco. Non sei un prof, no. Ti abbiamo apprezzato molto nel Festival della Scienza, perché sì, ormai è diventato un appuntamento fisso, si tiene sì, a Cassano delle Muse. Cassano Scienza, quest'anno si prepara la quarta edizione, che si terrà nel mese di aprile, dal 3 al 9 aprile, è diventata una manifestazione di rilievo nazionale ormai, siamo molto orgogliosi di questo. Cittadini responsabili, sì, è un percorso che è nato un po' da una sinergia, nel senso, il coordinamento delle associazioni santermane volevano fare in occasione delle prossime amministrative una sorta di percorso, appunto, che potesse portare a coloro che si sarebbero presentati ad amministrare la città le problematiche delle associazioni santermane. Contestualmente le parrocchie, coordinate dall'ufficio diocesano di pastorale sociale del lavoro, anche loro stavano pensando a un percorso che potesse preparare la cittadinanza a questo appuntamento fondamentale per la vita cittadina. E da questa sinergia ovviamente ci si è incontrati e si è ritenuto opportuno fare un unico percorso, e poi si è arrivati alla sintesi di cittadini responsabili, che appunto una serie di incontri, sono 5 incontri, già 3 si sono svolti, coordinati dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale del Lavoro. Ci teniamo a sottolineare questo, perché in un percorso dove comunque si parla di politica, dove comunque si trattano i temi più caldi della vita amministrativa, per noi era fondamentale avere un coordinatore imparziale. Quindi c'è Don Mimmo Natale, che è il responsabile dell'Ufficio Diocesano, che ti accoglieva delle fonti. Sì, e so quanto lavora anche per i giovani. Esatto, e che comunque non è dentro il tessuto cittadino sant'Ermano, certo. Quindi è scevro da qualsiasi faziosità possibile. E lui coordina insieme a tutti i responsabili dell'equipe diocesana di pastorale sociale del lavoro, cioè ci sono dei ragazzi di Sant'Eramo, ma anche dei ragazzi che vengono da tutte le parti della diocesi, e questo percorso vuole proprio rendere i cittadini responsabili. Spesso ci si lamenta delle amministrazioni di certo, qualsiasi colore politico, la svolta che si vuole provare a dare è, piuttosto che lamentarsi solamente, provare a proporre, essere anche propositivi. Che cosa è stato proposto? Che cosa è venuto fuori da questi primi incontri? Anche se diciamo, non potete poi proporre a chi si candida, perché non abbiamo ancora nessun nome, se non uno che però, insomma, non so se dobbiamo ritenerlo ufficiale o meno. Per il momento sono tutte nelle segrete stanze per concordare, vero signor Vito? Si stanno riunendo tutti questi personaggi per decidere chi sarà il nuovo sindaco. Come vorrebbe questo sindaco di Sant'Eramo?
Beh, io il sindaco di Sant'Eramo lo vorrei, che devo dire, molto, molto giovane, per poter capire che succede ai giovani, perché io ho dei nipoti giovani, senza lavoro, e come ce l'ho io, ce li hanno tutti quanti gli altri, anche io ho i nipoti, hanno quelli, cioè, hanno i figli, senza lavoro. Allora, molto probabile che il giovane, molto probabile, il giovane capisce in più le esigenze dell'altro giovane. Viceversa, gente di una certa età, sì, sono preparati politicamente, sono preparati su qualsiasi punto di vista, però non vanno tante volte a vedere il problema del giovane, cioè nell'interno del giovane che succede. Che bello quello che sta dicendo. Questo è il problema. Cosa ne pensi di questa? Questa è una proposta. Certo, no, allora anche questo percorso cittadini responsabili parte un po' da questo presupposto. Non necessariamente imporre o proporre una figura, anzi da questo percorso sicuramente possiamo dire che non usciranno né candidati sindaci né candidati consiglieri. Tranquillizzatevi allora, tranquillizzatevi. No. Non è un movimento politico, perché quando uscì questa proposta anche sui social, subito alcuni amici mi chiamarono dicendo: pure tu ti sei messo nei guai nella politica. Non c'è nessuna candidata. E invece state facendo un lavoro all'incontrario. Esatto, non sono i sindaci che ti propongono già il programma preconfezionato al quale poi tu ti devi adeguare, ma siete voi dal basso che state proponendo, verrà fuori un programma, immagino. Esatto, cioè la logica con la quale si sta procedendo, e dico anche che è una logica già, che è stata già sperimentata in altri comuni dall'ufficio diocesano, quindi non siamo i primi, ma è frutto anche di sperimentazioni in altri comuni della diocesi. La logica è questa: partire appunto da sollecitazioni di questo tipo, come vorremmo chi ci amministra, ma partire soprattutto dal presupposto che chi ci dovrà amministrare dovrà essere sicuramente una brava persona, ma questo lo diamo per scontato, ma soprattutto preparato ad amministrare. Cioè ci vogliono anche delle competenze. Bravo. Quindi entriamo nelle idee. Quindi il percorso si è strutturato nella prima tappa: tutti coloro che erano presenti avevano diritto di parola e hanno sollecitato delle idee sulla cittadinanza. Cos'è venuto fuori? Problematiche, per esempio, proposte. Nella seconda tappa queste idee sono state votate. Ah, benissimo. Liberamente, perché sono uscite tipo una sessantina di addirittura idee. Tutti i partecipanti hanno potuto esprimere dei voti e quindi democraticamente benissimo. Abbiamo esercitato il diritto di voto e sono uscite le 5 idee più suffragate. Le 5 idee più suffragate sono state anche un po', ci hanno colto un po' di sorpresa, perché la prima, quella più votata di tutti, è stata, dei partecipanti al percorso ovviamente, lavorare dal punto di vista amministrativo per la valorizzazione del mondo agricolo e degli antichi mestieri. Sinceramente non ce l'aspettavamo questa cosa. Cosa ne pensa questa cosa degli antichi mestieri? Va rivalutata? Dovrebbe andare rivalutata, anzi io sono ho fatto l'artigiano. Che cosa faceva lei? Io facevo il fabbro. Un bel lavoro, proprio lo diceva prima, io ho fatto il fabbro per 5 anni, poi ci troviamo un'altra volta nelle condizioni come stiamo adesso, senza attività di lavoro. Che anni erano, signor Ferrucci? Dunque, io ho messo sull'officina il 64. E sono andato avanti per 5 anni, poi stavo in un momento di crisi come sta adesso e riuscii ad andare alla Ferro Sud a lavorare. Sono stato 27 anni, ho fatto il saldatore. Però la rovina qual è? La rovina dei giovani, ecco, secondo me, e forse lo sanno, secondo me lo sanno a livello pure nazionale, è la chiusura dell'artigiano. Ecco. La chiusura dell'artigianato. Oggi, che stava l'artigianato come una volta, non dovremmo vedere i giovani passeggiare Costa Italia, Costa Tripoli, Costa Roma, ma viceversa, se funzionava l'artigianato, chi doveva andare al fabbro, chi doveva andare al falegname, la ragazza che doveva andare alla sarta, se era andare almeno mettere un bottone, viceversa, oggi non esiste niente più. Allora, i giovani che fanno? Costa Roma, Costa Italia, Costa Tripoli, stanno senza fare niente. Viceversa, creando un'attività, creando un da fare. E poi è l'educazione
che non gli sta più, mi devono scusare i giovani, ma lo devo dire proprio da dentro, il perché prima il ragazzo, la ragazza, veniva educata dal maestro, dalla maestra, dalle scuole. Adesso se, diciamo così, un maestro gli fa un rimprovero al ragazzino, la mattina è arrivata la settima generazione a scuola, perché è fatto un rimprovero, ha creato un... Benissimo, la fermo un attimo, riprendiamo il concetto che è stato lanciato dai cittadini che hanno partecipato e che è stato votato, quindi concorda... Quindi, sì, l'idea più suffragata era questa, lavorare sulla rivalutazione del mondo agricolo e degli antichi mestieri, anche per proporre un rilancio dell'economia locale. Il secondo tema più suffragato è stato quello della situazione della cultura nella nostra città. Com'è? Ci sono tanti lati oscuri, diciamo così, non perché poco chiari, ma perché dalle proposte dei partecipanti al progetto, al percorso, sono emerse diverse possibili iniziative, dalla valorizzazione dei contenitori culturali di Sant'Eramo. Per esempio, ecco, entriamo nello specifico, perché ce ne abbiamo di contenitori. Esatto, ce ne sono tanti. Io mi chiedo, per esempio, l'ho anche scritto, perché non mi faccio delle domande, cerco di far arrivare anche delle risposte. Un bellissimo chiostro come quello che abbiamo, che veramente è stato difficile poterlo portare alla originaria bellezza grazie a un finanziamento, c'entrava anche la Chiesa, se ricordi bene, io parlo del chiostro dei Padri Riformati. Perché in questi anni è rimasto chiuso? Ecco, è venuta fuori anche questa domanda, questa richiesta di aprirlo, di poterne fare luogo di incontro, di scambi culturali? Certo, nel terzo incontro che c'è stato, infatti, da queste idee che sono state votate, poi si è passato alla fase più progettuale, quindi sono uscite le proposte e ne sono emerse diverse, appunto anche la valorizzazione del complesso dei Padri Riformati, non solo il chiostro ma anche le sale, la sala del Cenacolo e le altre sale, era al centro di questa discussione e di queste proposte, con la consapevolezza che probabilmente molte azioni sono già in atto, ovviamente non c'è da parte nostra la piena conoscenza di quello che l'amministrazione attuale o passata ha già avviato. I beni della città. Però diciamo, appunto, stanno emergendo nuove proposte. Gli altri settori caldi che sono stati suffragati sono i servizi sociali, l'ambiente e il settore edilizia e viabilità. Settore edilizia e viabilità soprattutto per pensare a una città più a misura di bambino, è emessa proprio questa richiesta, e di disabili, quindi l'abbattimento di barriere architettoniche e così via. L'attenzione all'ambiente a 360 gradi, e invece i servizi sociali sono emesse soprattutto grazie alla partecipazione a questo percorso di parecchie associazioni che operano in questo settore, delle criticità che quali stanno già lavorando, andrebbero un po' risolte. Ora il percorso andrà avanti con l'ultimo incontro del 14 marzo, al quale tutti sono invitati ovviamente. A che ora? Diciamo? Alle 19:30 nel salone della parrocchia Sacro Cuore di Sant'Eramo. In genere quanta gente arriva? Hai notato che c'è stata una crescita anche di partecipazione? Ovviamente hai parlato di associazioni, quindi le associazioni sono quelle più sensibili perché poi sono portavoce poi del gruppo. Allora sì, le associazioni stanno partecipando, non in massa, non abbiamo numeri enormi, lo diciamo chiaramente, complessivamente si stanno interessando una settantina di persone a questo percorso, però questo lo mettevamo in conto sin dall'inizio, anche con l'esperienza negli altri comuni. Don Mimmo proprio ci diceva: sappiate che sarà un percorso quasi di eliminazione, perché quando poi si inizia a lavorare qualcuno viene meno. Tutto quello che raccoglierete, sì, perché lo state comunque raccogliendo, sì, e sarà poi un programma che presenterete ai candidati sindaci. Come funzionerà? Vi incontrerete? Allora, dicevo, c'è il 14 marzo, questa giornata, questo ultimo incontro sulla progettazione di queste 5 idee nel concreto. Ovviamente si parla di mini progettazione, cioè siamo consapevoli che in poche ore non si può realizzare un progetto organico. Ti interrompo un attimo, prima parlavi di capacità, di competenze, per quanto riguarda le competenze
Ci sono competenti all'interno di questa progettazione, di questi vostri incontri, perché il lavoro diventa più fluido, più facile e più proponibile, perché noi sappiamo che poi la politica fa tutto il contrario di tutto, quindi dare una mappatura di quella che può essere la progettualità che ne verrà fuori da questi incontri. Certo, allora a questi incontri partecipano cittadini, comuni, cioè che liberamente si sono presentati, però la ricchezza di questo percorso è che tira fuori anche i talenti, diciamo così, un termine caro al mondo dell'oratorio e della chiesa, tira fuori i talenti di chi partecipa. E quindi dentro questo gruppo di una settantina di persone ci sono, che so, ingegneri o geometri, e quindi stanno lavorando nel settore, tra virgolette, edilizia. C'è chi è dentro il campo culturale, si sta impegnando in quel tavolo di lavoro, le abbiamo chiamati così. Come dicevo prima, artigiani nel settore degli antichi mestieri, le associazioni impegnate nel sociale e così via. Ma c'è anche una duplice ricchezza, che è anche chi non è strettamente competente, però ha la libertà di esprimere un'opinione, perché spesso un punto di vista differente può essere Sentiamo il punto di vista del signor Vito a tutto quello che ci ha detto adesso. Come le sembra questa idea, questi incontri? Cioè, questi incontri secondo me sono interessanti, ma della competenza, ecco, bisogna che sta gente, questi ingegneri, medici, chi sono, diciamo così, quello che fanno lo fanno col cuore, con l'anima, non perché devo andare là o devo fare questo. Quindi diciamo sono più pure queste situazioni che verranno fuori da questi incontri, quindi lei condivide questo cammino, questi incontri che i giovani fanno, che il dottore fa, perché dovrebbe essere così, insomma. Ma questi incontri, quando più se ne fanno meglio è. Questa è una cosa. Poi quello che fanno, da farti sapere ai cittadini, ecco, che stiamo facendo questo, stiamo facendo quest'altro, altrimenti il cittadino non sa mai niente, specialmente poi noi come Sant'Eramo non abbiamo mai saputo niente, non sapremo mai niente. Ma quando c'era TRC come televisione quotidiana, si sapevano le cose? Lei seguiva la nostra televisione. Allora, la televisione locale bisogna pure pubblicizzarla, altrimenti qualcuno non manca sa la televisione Sant'Era. Sì, allora bisogna dirlo. Bisogna pubblicizzare. Una volta, cioè, tutto va dietro la pubblicità. Oggi si vende dietro la pubblicità. Come è moderno, ha visto Alessio? Bisogna pubblicizzare, bisogna dirlo. Ma lei la conosceva? Ma lei conosceva TRC? Lo conosceva TRC. Seguiva le notizie? Le devo essere sincero, di tanto in tanto non le seguo, però mi informo pure di quello che succede e quello che non succede. E poi magari si fa pure portavoce ai suoi amici, i suoi amici sono informati. Perché l'ho detto prima, bisogna fare un passaparola di quello che succede. Se io sento che una novità, un qualcosa che si sta facendo, perché non dirlo al dottore, perché non dirlo alla dottoressa o a qualche altro, o a chi viene come nel centro, discutere questo fatto. Allora Alessio, la prossima volta bisogna, come dire, comunicare meglio. Certo, quali sono i canali comunicativi? Allora, i canali comunicativi che abbiamo utilizzato sono ovviamente il passaparola, diceva il signor Ferrulli, che è quello principale. Abbiamo lanciato diversi avvisi nelle parrocchie, tra le associazioni, essendo organizzato dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, ma abbiamo usato anche i canali dei social network più diffusi, quindi Facebook, Twitter. E i comunicati stampa che mi sono anche arrivati, esatto, puntualmente. Quindi credo che li abbiamo anche utilizzati. Un po' di volantinaggio, i metodi tradizionali. Avete pensato a tutto? Un po' li abbiamo provate tutte, ecco. Per concludere un po' il quadro di a cosa vogliamo arrivare, è questo incontro conclusivo che ci dovrebbe essere con i futuri candidati sindaci. Ovviamente su questo non c'è ancora una data, perché ancora non si conoscono le date delle elezioni, né tantomeno si conoscono i candidati sindaci. Però l'obiettivo è questo,
incontrare i candidati sindaci, però non per dare loro uno spazio elettorale, appunto, dove dire i loro programmi, ma dove invece porre a loro delle domande concrete su progetti che sono stati abbozzati, su proposte. E dall'esperienza negli altri comuni, Don Mimmo ci garantisce che quell'appuntamento è nevralgico, perché lì davvero sulle domande concrete si inizia ad intuire chi è più o meno competente. Quindi noi aspettiamo questo appuntamento anche per essere più informati su chi si propone ad amministrare la nostra città. Ed è emerso come punto focale di tutti questi incontri un elemento identificativo di un gap che magari è mancato in questi anni, diciamo, qual è il pensiero comune di un elemento caratterizzante che è venuto a mancare in questi passati anni trascorsi già con l'amministrazione che sta per andare a casa? Allora, è delicata la tua domanda, perché qualsiasi cosa io dica innescherà una polemica. questo percorso non vuole invece essere di questo l'ho tipo, capito. Cioè non vuole dare un giudizio di merito né sull'amministrazione passata né su chi saranno i candidati sindaci. Certo, alcune criticità sono emerse, ma io penso che con qualsiasi amministratore sarebbero emerse delle criticità. Alcuni aspetti sono un po' trasversali ai temi di cui abbiamo parlato prima. Ad esempio, un tema che non è stato tanto suffragato, però è entrato in tutti e cinque, è proprio quello della comunicazione di cui parlavi prima. Un lavoro più approfondito sulla comunicazione istituzionale e così via. Però ribadisco, non è l'intenzionalità di questo percorso andare a fare sì, una però colmare, radiografia dell'amministrazione. Colmare determinati vuoti, come appunto, focalizziamo la attenzione proprio su un settore del quale noi diciamo siamo operatori, per cui un difetto di comunicazione lo dobbiamo sottolineare, perché come diceva il signor Vito, le notizie come fa un cristiano a saperle? Lei ha la sua pagina Facebook, ha un suo profilo su Facebook, sa che cos'è Facebook? Cioè più o meno riesco a capirlo. Però non so funzionare queste cose qua, perché non abbiamo una cultura. Anzi, ho frequentato per 14 anni la terza età, tra cui ecco corso di computer, le ha frequentati, sì. Però non sono portato a certe cose e non riesco. E che cosa le piace? Come secondo lei il mezzo che è più efficace comunicativo qual è? Allora, il mezzo più efficace della comunicazione per me è la televisione. Perché su chi cosa che si dice voi non riesce manco a pronunciarlo. Scusate. Hai sentito. Lui è dalla parte dei giovani, però ci sono qualche cosa che i giovani forse non conoscono di un'altra generazione. Quindi dovete andare incontro. Assolutamente. Cioè, non riesco a pronunciare. Vabbè. Comunque sì, bisogna valutare queste cose. Il perché tutte. Cioè, non so come dire l'informazione, ma non l'informazione, cioè tutta la tecnologia che oggi va avanti, diciamo, così sì. Alle volte rovina, ecco. Bisogna stare attenti. Ci spieghi meglio questo concetto? Spiego meglio questo concetto. Oggi con un telefonino nel giro di pochi secondi mio figlio in Cina sa che sto facendo io a Sant'Eramo. Questo è fantastico. Ed è importante. Però è brutto far vedere certe cose su questi telefoni, su queste cose qua. Specialmente per i ragazzini, perché oggi noi vediamo un ragazzino di 7-8 anni che ne ha fare di chi da mai e va vedendo, diciamo così, delle cose che non dovrebbero mandare. Allora, usiamo la tecnologia per le cose importanti. Per l'informazione, ma non per altre cose. Questo è tutto. Questo è un rischio che si corre. Ha sollevato un problema, perché è un problema. Perché... Vabbè, io a tal proposito faccio sempre l'esempio del coltello. Nel senso, il coltello è uno strumento, sì. Se uno lo usa per cucinare, per tagliare la carne, fa del bene. Se uno lo usa per uccidere, fa del male. Allora, dobbiamo non usare più i coltelli?
No, ma dobbiamo educare le persone a usare bene il coltello. Quindi non è mai colpa dello strumento, del medium comunicativo, tecnologico. Io sono convinta di questo, condivido. Di chi e come lo usa. Ecco. Però i bambini non sanno usarlo, quindi entriamo... Appunto, diamo un coltello in mano a un bambino. Quindi i genitori devono essere attenti e anche nelle scuole c'è un veto, credo, ma non in tutte le scuole. È così? Allora, l'uso degli strumenti tecnologici non credo che sia regolamentato con delle norme precise o meno. Sta appunto alla responsabilità delle agenzie educative, e la prima agenzia educativa ovviamente è la famiglia, a assumersi anche la loro responsabilità. Quindi prendere loro delle iniziative chiare, perché a volte non ci si può nascondere dietro la regola, la norma, e se c'è quella la facciamo. Sì, però, credo che ognuno abbia anche un però po' di senso etico. Però si sta sfociando in casi di bullismo, che poi dipendono anche cyberbullismo, cioè bisogna correre poi ai ripari, invece forse sarebbe meglio avere delle regole ben precise. Detto questo, il signor Vito parlava di comunicazione, quindi di televisione. Secondo te la comunicazione, quella tecnologica, alla quale faceva riferimento il signor Vito, non ti dà la possibilità di approfondire diversamente la carta stampata oppure la TV, dove ti siedi, magari ascolti e poi anche senza ergerti a come dire opinionista, però insomma io mi vedo, ci stanno guardando e credo che chi ci sta guardando, i telespettatori che ringraziamo sempre per seguire, che ci stanno seguendo e che ci seguono, perché si possono fare anche un'idea, non solo comunicare ma anche farsi un'idea. Tu che cosa ne pensi di questo come strumento comunicativo in genere? Perché oggi, ti faccio questa domanda, perché oggi si è molto superficiali, quindi anche il messaggino, l'approfondimento poi non lo fa nessuno. Alla fine c'è bisogno di approfondire i concetti, vero signor Vito? Bisogna approfondire, ma dipende sempre da chi è più superiore a chi capisce queste cose. Non, cioè io da una persona di 73 anni posso dirsi la mia, quello che più o meno secondo la mia visione è giusto o è sbagliato, però sono chi di dovere, è pure il messaggino che diceva lei prima, sì. Il messaggino sarà educato a mandarlo, oppure no, non lo so, ve l'ho detto, io ho 73 anni, quando vedo gente che guidano con telefonino, il messaggino con telefonino, stanno i giovani, pure i vecchi, gente di 40-50 anni, che su telefonino sono giovani le persone, attraversano la strada facendo il messaggino. Tu, cioè, l'autista che va con la macchina, deve stare attento a lui, attento alla macchina, attento a quello che sta mandando il messaggino, pure sbaglia e mette una lettera di chiù opposto da me. È un problema. E allora cerchiamo di fare le cose importanti. Cioè, i telefoni, ok. Serve, ma io ricordo quando andavo a lavorare, mio figlio stava con la febbre, dal telefono pubblico chiamava, che stava in fabbrica, chiamava mia moglie, non avrevo, ma non dice no, gli è passato, ok, e mi ha fornuto. Poi invece sempre da parlare, dai, parla, ma che diciamo? Questo è il problema. Riflettete, è una giusta considerazione quella del nostro ospite di quest'oggi. Se volete, ripeto, volete essere qui protagonisti delle nostre trasmissioni, potete fare la vostra proposta, potete chiamarci allo 080 30 37 477 e noi saremo lieti di avere la voce di un cittadino. Adesso, allora, di questa chiacchierata anche con un cittadino, che cosa puoi, come dire, chiudere? Come possiamo, tirando le conclusioni di questa chiacchierata e quindi ricordando gli appuntamenti, che cosa ti senti di dire? Sì, io
Vi ringrazio dell'invito e dell'occasione per promuovere questo percorso. Concludo dicendo, appunto, riepilogando il senso del percorso, ma anche di questa chiacchierata, che è la partecipazione e la responsabilità. Se non si partecipa alla vita anche democratica e politica, non è necessariamente candidandosi, ma se non si partecipa alla vita della città, si lasciano dei vuoti. E poi non ci si può lamentare se questi vuoti li vanno a colmare persone, benissimo, o personalità che non ci piacciono. Quindi in questo c'è anche la responsabilità. Noi lo proviamo a fare con uno stile nuovo, cioè avanzare le idee piuttosto che le lamentele, e proveremo poi, la cosa che dimenticavo di dire, che però è importante, è che questo percorso non si conclude con le elezioni amministrative. Continuerà. Ma vuole essere anche un gruppo di monitoraggio dell'azione amministrativa di qualsiasi. Ed era una domanda, giusto, volevo farti proprio questa, questa domanda. Sarebbe utile, veramente proficuo, se questo lavoro che state portando avanti alla fine portasse anche i suoi frutti, nel senso che una sorta di controllo, tra virgolette, della prossima attività amministrativa di chi ha fatto un percorso di proposta, di incontri, di condivisione, di scontro, immagino, anche perché parlare di politica fa raccapricciare qualcuno, come se fosse una presa elettrica, ma io credo che la politica noi la facciamo tutti i giorni con le nostre scelte, con il nostro modo di fare, perché non impegnarsi effettivamente prima, ed è giusto quello che state facendo, per avere magari poi un risultato, e credo che questa sia la linea vostra. Sì, è proprio questa, nel senso noi avanzeremo delle idee concrete e i candidati sindaci, qualora si presentassero, questo non lo sappiamo per ora, ci daranno delle risposte su queste idee concrete. Quindi una cosa è dare una risposta nel periodo preelettorale, una cosa è mantenere la promessa durante l'attività amministrativa. Quindi questo gruppo poi vuole continuare a lavorare, valuteremo le modalità magari ogni 100 giorni, ogni 200 giorni, però fare una sorta di monitoraggio dell'azione amministrativa, sempre con questo stile, non di stare lì a giudicare, ma appunto anche di dare un supporto a qualsiasi amministrazione, nel senso spesso, presi dalla gestione amministrativa, c'è il rischio che non tengano presente bene le promesse prese, quali sono state mantenute e quali meno. Quindi vogliamo essere, come cittadini responsabili, di supporto a qualsiasi amministrazione, però vogliamo anche essere attenti e non con le bende sugli occhi, quindi andare a monitorare quello che si farà, sperando che questo percorso possa alla fine, poi quello che ci interessa è che sia utile per tutta la cittadinanza. Cittadini responsabili che si assumano appunto la responsabilità anche di decidere, di scegliere e di avere anche una visione un po' globale di quello che sarà l'attività amministrativa, spronando, credo che questa sia tutto sommato. È questa la logica. Signor Ferrulli, lei ha fatto un passaggio che ritengo molto importante. Noi parliamo di crisi, di che oggi è difficile, ma i tempi passati, ecco, queste sono due domande che le voglio fare e poi salutiamo tutti. Allora, questa è la domanda, nel senso che lei ha vissuto dei momenti molto difficili, ma è vero che l'epoca che stiamo vivendo è il non plus ultra della crisi che sta attraversando questo paese? È la prima domanda. E la seconda, Sant'Eramo, come è cambiata lei dall'alto della sua esperienza negli ultimi 30 anni? Allora, la prima mi risponda, nel senso che questa crisi è devastante e non ce ne sono state altre come questa, e la seconda, come è cambiata Sant'Eramo? Cioè, io le posso parlare quando io ero ragazzino. Mio padre era contadino, io vengo da una famiglia contadina, tra cui, specialmente di questi tempi, il contadino, cioè la famiglia bracciante, non aveva come mangiare. Io ricordo che mio padre, quando stava la neve, andava a spalare la neve al corso per poi avere un buono, per avere un pezzo di pane da quel negozio che stava in mezzo al municipio, e un buono per andare a quel che faceva i maccheroni a Sant'Eramo, a Cossitalia, a Benaggiano.
ma non per avere la prima scelta, ma bensì i spezzatori si chiamavano allora. Era una seconda scelta, una terza scelta. Quindi in vista di crisi lì. E allora, ecco, si sentì, stava là, cioè era tempo dopo la guerra. Adesso, diciamo così, la crisi sta. Però non lo so se sbaglio o meno, io le cose le dico sempre come le vedo io. Le dice col cuore, con la passione. Stiamo aprendo un po', abbiamo aperto un po' la mano. Cioè non siamo abituati a fare i sacrifici che facevano i nostri genitori. Ma vedi, no, noi siamo un po' di mano larga. Non sappiamo fare economia, cioè l'economia proprio, io ho fatto il terzo avviamento, stavo professoressa di economia. E ci faceva scuola di economia. Adesso l'economia a scuola non si fa. Si faceva scuola di economia, carina questa cosa. No, stavo la professoressa di economia. È giusto, vero Alessio, che insomma si debba capire non solo di umanistica ma anche di economia. L'economia, manca 2 anni, insomma, questo è il problema. Allora, che bisogna fare? Bisogna rimboccarci le mani tutti quanti, far capire ai figli, ai nipoti, ai giovani, a tutti quanti cos'è l'economia. Come dobbiamo risparmiare? È inutile, diciamo così, che andiamo a fare la spesa, ci riempiamo un carrello di cose inutili, prendiamo quello che è necessario. Non sappiamo più che mobile mettere in casa. Bisogna fare tutte queste cose qua. Questa, secondo me, fa parte dell'economia. Sant'Eramo è cambiata in meglio, come la vedi? Allora, Sant'Eramo, diciamo così, è cambiata in meglio, perché i Sant'Eramo, grazie a Dio, abbiamo quasi tutti quanti una casa. Sono pochi quelli che vanno in affitto, però grazie alla vecchia generazione, grazie a quelli di 30 anni fa, di 40 anni fa, grazie a chi è andato ad emigrare, che ha fatto lavorare gli artigiani. Loro hanno lavorato all'estero, gli artigiani hanno lavorato a Sant'Eramo, tra cui hanno fatto la casa, anche per i figli, hanno fatto economia. Parola chiave è l'economia. Ho finito, grazie. grazie a lei. Alessio, economia, sei d'accordo con quello che dice il signor Ferrulli? Allora, economia se la intendiamo in un ambito molto più ampio, nel senso, io invece penso che la crisi di cui spesso si parla, il più grande problema che attraversa è che viene vista solo da un punto di vista economico. Invece, secondo me, la crisi più grave è quella relazionale di prospettiva. Cioè, io sono d'accordo col signor Ferrulli che probabilmente la sua generazione ha attraversato momenti ben peggiori rispetto alla mia. Il problema della mia generazione è che guardando al futuro non vede una prospettiva di miglioramento, mentre la sua generazione guardando al futuro stava guardando al boom economico, ad anni floridi. E l'altra problematica è proprio questa relazionale. A proposito di Sant'Eramo, io vedo la città che sta cambiando, però anche lei immersa in questo problema relazionale gravissimo, che è anche associato all'utilizzo dei mezzi tecnologici e dei social network e così via, dove la gente non si incontra più. Questo è un grande problema, una sorta di isolamento, ognuno rintanato nella propria vita, nel proprio io. Sì, e questo credo che siano i due grandi problemi che il mondo globale, che doveva tenerci tutti insieme, invece ci ha rinfacciato in maniera inaspettata. E sta a noi però cogliere queste sfide con passione, con ottimismo, per cercare di renderle occasioni di crescita. Bene, grazie, ricordiamo l'appuntamento, il penultimo appuntamento, il prossimo 14 marzo alle 19.30 presso il Salone del Sacro Cuore, e poi informeremo la cittadinanza su quando ci sarà l'incontro conclusivo con tutti i candidati sindaci. Grazie ad Alessio Perniola, grazie al signor Vito Ferrulli per essere stati i nostri graditi ospiti. Grazie a voi. E grazie alle telespettatrici e telespettatori. Alla prossima.